4. Primo giorno di scuola di? Di Jacopo. Come l'ha vissuta questa mattina? Molto bene, dai, ero molto felice, contento, nuova esperienza, nuovi amici e nuova avventura. Ma primo giorno di scuola dei bambini, dei ragazzi, ma anche dei genitori, delle mamme? Sì, finalmente sì, no scherzo, sì, dai, molto emozionante. Beh, la prima esperienza alle medie, dai, siamo contenti. Adesso vediamo se anche lui è della stessa opinione, insomma. E il primo giorno di scuola per i bambini, ma anche per i genitori? Anche per i genitori. Io la vivo un po' più tranquillamente. Magari mia moglie oggi era un pochino più emozionata. Sì. Ha mandato lei, però? Ha mandato me. No, lavora. Altrimenti sarebbe lì attaccata al cancello, insomma, sì. Una nuova esperienza quest'anno. Ricominciamo, si riparte. Speriamo con entusiasmo. Ce n'era, stamattina ce n'era da parte di tutti. Abbiamo visto che c'era tanto entusiasmo. I ragazzi... diciamo si sono messi nell'ottica comunque di fare insieme un nuovo percorso e quindi sono maturati molto quest'estate, devo essere sincera, io li ho visti, anche gli amici di mio figlio sono cresciuti e hanno un approccio diciamo molto positivo verso la scuola. Come era stamattina? Stamattina no, tranquillo, adesso vediamo cosa mi racconta, però dai, ci sta. Come l'ha vissuta questa prima mattinata mentre veniva a scuola? Si è alzato presto, si è alzato alle 6:15, era già in piedi, però tutto regolare, dai. Adesso vediamo, adesso sono venuto presto appunto per prendere i primi giorni, poi dopo dovrà... A che ora ha suonato la campanella questa mattina? Stamattina mi pare che era alle 8:10 che ce l'ha portata mia moglie, però era alle 8:10, sì. Primo giorno di scuola di? Martina, mia figlia, prima media, sì. Com'è stato oggi? Emozionante. Un po', vediamo, speriamo, vediamo com'è andata la giornata, siamo tutti molto curiosi. Però era felice di arrivare a scuola stamattina? Sì, alti e bassi, sì, a volte sì, a volte no, vabbè, ci sta, dopo un'estate libertà al sole, al mare, ci sta. È un inizio di anno, spero positivo per lei, sembra contenta, sembra sorridente, pare di sì. E ovviamente che per noi finalmente un po' di sollievo dopo un'estate abbastanza lunga e un po' di sollievo anche per noi perché giustamente andando a scuola abbiamo un po' più tempo libero.